Bene, amici del Bibatti Tech Channel, eccoci qui con questo stupendo sfondo sotto di noi perché oggi voglio parlarvi ovviamente di Nintendo Switch e di Super Mario. Ma non solo, infatti oggi voglio fare con voi l'unboxing e la recensione di questa custodia, eccola qua, questo protector case per il modello Switch OLED della Acetop, e quindi fare appunto la recensione completa di questa cover che, come poi vedremo, a breve nel video, comprende anche dei caps protettivi per i controller analogici multidirezionali, quindi da applicare appunto qui, come vi sto indicando con la mia mano destra, sui controller analogici 1 e 1-2 e anche tutta un'altra serie di caratteristiche che vi descriverò a breve nel video. Ma prima, sigla! Bene, come vedete siamo qui con questo stupendo sfondo che ho creato sotto di voi e dovete sapere che mancano tutti i giochi di Super Mario, della Nintendo 64, del GameCube e della Wii. Quindi, veramente, se li dovessi unire tutti, vi faccio vedere tra poco, ora vi comparirà a video una foto della mia collezione completa, eccola qui. Questa è la collezione quasi completa, infatti qui mancano tutti i giochi di Super Mario della Nintendo 64 che non sono andato a recuperare perché li tengo appunto in un altro luogo della casa, ma sappiate che ho anche quelli, quindi questa è la collezione quasi completa con tutti i giochi, quindi le guide, le custodie per la Switch a tema e appunto i giochi di Super Mario della Nintendo 64 che non sono presenti, ma comunque li ho, non vi preoccupate, del GameCube, della Wii e della Switch. Tornando a noi, eccoci qua appunto come dicevo con questa stupenda collezione, qui abbiamo sulla nostra sinistra la guida di Super Mario Galaxy per Wii, quindi Super Mario Galaxy la prima edizione, la prima versione per la Wii, qui abbiamo la guida Collector's Edition di Super Mario Odyssey invece, qui abbiamo una serie di custodie per Nintendo Switch, questa a tema Super Mario classico, diciamo generale con tutti i personaggi della serie, anche questa a tema Super Mario classico generale con le classiche stelle da raccogliere nei vari videogiochi, questa a tema Mario Kart 8 Deluxe e quest'altra invece a tema Super Mario Odyssey. Mi manca ancora quella di Luigi's Mansion, ma sono propenso ad andare ad acquistarla, quindi a breve farà parte anch'essa della collezione. Qui appunto, come dicevo, vediamo le due guide, quella per Super Mario Galaxy Wii e quella per Super Mario Odyssey in versione Collector's Edition, e qua vediamo i vari giochi invece che sono andato ad acquistare appunto per la Wii, ovvero Super Mario Odyssey, Super Mario 3D All Stars, che comprende una retrospettiva di quasi tutti i giochi in 3D di Super Mario, quindi abbiamo Super Mario 64 della Nintendo 64, per la Nintendo GameCube abbiamo Super Mario Sunshine e per la Wii abbiamo Super Mario Galaxy. Manca Super Mario Galaxy 2 in questo caso a questa raccolta. Abbiamo poi Mario Kart 8 Deluxe, un gioco veramente fantastico, e Luigi's Mansion 3. Io ho veramente apprezzato Luigi's Mansion per la GameCube, è un gioco veramente fantastico, il miglior gioco di Luigi tuttora creato, secondo me, e quindi sono andato ad acquistare anche questa edizione del gioco appunto di Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch. Vi farò probabilmente una recensione, magari una volta giocatolo in maniera un po' più continuativa, vi farò appunto magari una recensione del gioco nella sua interezza, ma bando alle ciance, passiamo ora a quello che vogliamo recensire oggi, ovvero questa custodia, questa cover protettiva Acetop Protector Case per Switch OLED. Andiamo quindi ad aprirla insieme, qui vediamo la confezione. Eccola qui, è stata acquistata su Amazon, come sempre trovate il link qua sotto in descrizione. Anzi, vi consiglio, se volete acquistare, di utilizzare appunto il link qua sotto, perché a voi non costa niente, non costa assolutamente niente, ma utilizzando il link qua sotto per l'acquisto, il prezzo è esattamente il medesimo, ma aiutate a supportare il canale, quindi mi aiutate ad andare avanti con questa mia avventura di YouTube e mi aiutate a realizzare sempre nuovi video, quindi vi invito a utilizzare appunto il link qui sotto se volete acquistare questo prodotto, se dopo la recensione vi piace, perché sappiate che a voi non cambia assolutamente nulla. Bene, andiamo quindi ad aprirla insieme, ma prima di aprirla un paio di caratteristiche che mi hanno da subito convinto di questa cover. La prima è che la staffa sul retro si può estrarre in tutta tranquillità e senza nessuna ostruzione, quindi questa cover, come voi vedete, come vi sto indicando, lascia libera appunto la zona della staffa sul retro, che è quella che permette di appoggiare la Switch OLED sul tavolo inclinata in maniera orizzontale, di modo che resti appunto inclinata orizzontalmente per poterci giocare, e questa staffa si può appunto utilizzare tranquillamente anche con la cover installata. Infatti è molto importante per me perché uso molto la Switch, non solo per giocare appunto i giochi che vi ho qua descritto e altri, ma anche per guardare video di YouTube ad esempio, quindi mi è molto comoda questa staffa e se non si fosse potuta estrarre con la cover non sarei sicuramente andato ad acquistarla. Altra cosa che me l'ha fatta acquistare è che questa cover è dockabile, ovvero si può inserire appunto nella dock, qui non c'è un'immagine, ma comunque vi assicuro che si può inserire nella dock, dopo magari vi mostrerò anche, senza bisogno di togliere la cover, quindi altra caratteristica molto molto interessante. Altra caratteristica interessante è che si possono sfilare i Joy-Con, come qui vedete, i Joy-Con laterali senza togliere la cover, quindi un'altra caratteristica molto interessante.
Altra caratteristica super interessante è che questa cover, come voi vedete, con queste sporgenze, con queste impugnature ergonomiche, rende appunto il gioco e l'utilizzo della Switch OLED molto più ergonomico. Infatti mi mancava un po' quel supporto sulla parte posteriore della mano che una Switch nel suo essere, diciamo così, compatta, così piatta sul retro non riusciva ad offrirmi. Ed inoltre abbiamo anche dei, poi vedremo a breve, sono descritti sul sito di Amazon, comunque del quale vi ho lasciato il link qui sotto, abbiamo dei caps per i controller analogici multidirezionali che aumentano il feeling di gioco e quindi la sensazione di avere in mano un vero controller quando si va appunto a giocare. Ma ora, bando alle ciance, andiamo ad aprire questa cover. Eccolo qui, andiamo ad aprire appunto la cover per vedere cosa contiene al suo interno. Io l'apro con voi, come vi dicevo, questa confezione ormai possiamo eliminarla perché è vuota. Sono sempre molto propenso ad aprire con voi questo prodotto. Vi è anche un'altra chicca, ovvero la possibilità di, dimenticavo, di inserire delle cartucce, fino a due cartucce, una nella parte destra e una nella parte sinistra della cover, che ora vi illustrerò comunque a breve. Andiamo quindi a spacchettarla, eccola qui. Qui vediamo appunto tutte le parti protettive. Questi sono appunto i caps che vi dicevo, che sono da posizionare sui controller multidirezionali analogici, e ve ne sono appunto sia di sottili che di più spessi, sia di colorati che di bianchi. Infatti la Switch OLED è proposta, come voi la vedete, sia in versione con i Joy-Con rosso e azzurro, sia con entrambi i Joy-Con bianchi, quindi questi caps si adattano perfettamente al colore dei vostri Joy-Con. Quindi, come vi dicevo, questi caps si adattano perfettamente al colore della vostra Switch OLED, disponibile appunto nei due modelli, come vi dicevo. Vi sono anche quelli più, diciamo, sottili e quelli invece un po' più spessi. Ora a vedere la cover di per sé, eccola qui. Come voi vedete, questa cover appunto in TPU, materiale appunto il TPU, e altra cosa che volevo dirvi, che mi sono dimenticato ma che è molto importante, è che è ritagliata di modo da lasciare libere, vedete qua, tutte le aperture, tutte le fessure per la Wii. Quindi sia lo slot, abbiamo il riporto, diciamo, dei pulsanti accensione, volume più e meno, e tutti i vari slot degli altoparlanti, della scheda SD, della zona di raffreddamento, della ventola di raffreddamento, così come tutte le altre porte, anche qua in basso, abbiamo sempre ad esempio la zona della USB-C, lasciate libere, quindi perfettamente utilizzabile la Switch senza mai rimuovere questa cover. È doccabile, quindi si può inserire nella dock senza bisogno di rimuoverla, si possono togliere i Joy-Con, quindi quello sinistro e quello destro, senza bisogno di rimuoverla, e sono disponibili tutte le porte senza bisogno di rimuoverla, perché i tagli sono veramente molto precisi. Ora, se la telecamera mette a fuoco, sono veramente molto precisi e ben fatti, quindi si può utilizzare in tutto e per tutto la vostra Nintendo Switch OLED senza bisogno di dover rimuovere questa cover. Qui, come voi vedete, nella parte sinistra e nella parte destra, come vi sto mostrando qua, ecco, ora messo a fuoco, vi è lo spazio per due card, per due SD di giochi, quindi è anche comodo da portare in giro, proprio perché è possibile avere direttamente due card SD dei giochi direttamente inserite qua nella cover. Altra cosa che me l'ha fatta acquistare, qui stiamo aggiungendo sempre cose che mi dimenticavo di dirvi all'inizio, è la possibilità di poterla inserire in una custodia, quindi una di quelle che voi vedete qua sullo sfondo, eccole, 1, 2, 3, 4, quindi la possibilità di essere appunto inserita in una custodia senza bisogno di essere rimossa. Quindi, come vi dicevo, è molto comoda perché può essere doccata senza essere rimossa, possono essere tolti i Joy-Con senza essere rimossa, sono disponibili tutte le porte, quindi alimentazione, di inserimento della scheda SD, di raffreddamento, dell'audio, eccetera, senza essere rimossa. Inoltre può anche essere inserita in una custodia senza essere rimossa, quindi questo l'ha resa, diciamo, molto appetibile per me e mi ha fatto propendere per questo acquisto. Vi è anche poi questa parte, che è la parte appunto sul retro, che invece va messa sulla staffa, diciamo, di supporto, scusate, in questo modo, va messa appunto sulla staffa di supporto posteriore e fa in modo di far sì che la staffa possa comunque aprirsi, e quindi che noi possiamo comunque appoggiare la nostra Switch in orizzontale su un tavolo, comunque su un piano, per poterci giocare o ad esempio vedere video su YouTube. Ma ora andiamo ad applicarla alla nostra console. Andiamo quindi a prendere la nostra Switch OLED e andiamo ad applicare appunto questa cover. Questa è la prima volta che lo faccio anch'io, anzi, prima di farlo volevo farvi vedere, andiamo ad aprire questa mia custodia, proprio perché sono presenti alcune schede di gioco. Vediamo qua ad esempio la 3D All Stars di Super Mario e vediamo qua invece Mario Kart 8 Deluxe. Andiamo a prenderle, andiamo a richiudere la cover, eccoci qua, andiamo a riposizionarla dove era, proprio perché mi piaceva l'effetto anche che dava il colpo d'occhio, e andiamo ora a farvi vedere come si possono inserire queste cartucce di gioco qui all'interno della cover. Quindi si mettono in questo modo, e una volta messi poi i Joy-Con, diciamo, restano fisse in questa posizione. Quindi andiamo ora a eseguire questa operazione. Scusate, questa l'ho allineata male. Perfetto, ora inserita, scusate, serviva una lieve pressione, e ecco che sono inserite le due schede di gioco, e anche ruotando la cover, come voi vedete, quindi anche andando a togliere, le schede non si staccano, quindi veramente comoda anche da questo punto di vista, proprio perché impedisce che le schedine dei giochi, ecco qua la 3D All Stars di Super Mario ad esempio, o qua noi vediamo invece la Kart 8 Deluxe, eccola qui, non vanno a staccarsi neanche quando la cover, quando la Switch, diciamo la Switch OLED, viene rimossa dalla sua cover.
Andiamo quindi ora ad inserire la Nintendo Switch appunto all'interno della sua cover. Eccola qua, quindi andiamo a posizionarla in questo modo. Facciamola ben aderire. E ecco che, come vi dicevo, qui ha perfettamente aderito. Abbiamo una custodia, anzi prima di elencarvi le altre caratteristiche andiamo anche a inserire quella che è la parte posteriore. Eccola qui, come vi dicevo io prima, si inserisce in questo modo. Perfetto. Ed ecco che noi abbiamo una protezione completa della nostra Nintendo Switch, già la sento molto più ergonomica in mano, infatti questo supporto sulla parte destra e sinistra ergonomico la rende veramente molto più utilizzabile, molto più fruibile, molto più giocabile, e quindi siamo andati appunto ad avere un utilizzo veramente molto più ergonomico. Come vi dicevo, tutti i pulsanti sono riportati correttamente, infatti qua abbiamo l'accensione e lo spegnimento, come voi potete vedere, che funzionano perfettamente. Ora riattiviamo il nostro gioco, batteria quasi scarica, perdonatemi, ma sono le inconvenienze dei video live fatti un po' così velocemente. Infatti dovete sapere che ho sempre molto meno tempo per i video e mi richiedono sempre un grande impegno, quindi vi ringrazio per il supporto che mi offrite, proprio perché è veramente oneroso di tempo per me, ora ne ho sempre di meno, quindi vi ringrazio sempre per il supporto. Ecco qua che tutte le porte sono lasciate libere, quindi il jack per le cuffie, la porta di raffreddamento, lo slot per le game card, e qui sul posteriore, anche qui, tutte le varie porte, compresa l'USB di tipo C, sono lasciate appunto libere. Altra cosa molto interessante, vi ripeto che è doccabile, che è trasportabile all'interno delle custodie che voi vedete qua alla mia sinistra e alla mia destra, è in materiale TPU, quindi anche resistente, antigraffio e anti-invecchiamento, quindi diciamo non ingiallisce con l'andare avanti del tempo, quindi rende la vostra Switch veramente molto ergonomica. E per andare invece ad aprirla, quindi ad aprire la staffa posteriore, si rimuove questo pezzo di plastica, questo pezzo di materiale plastico, e si può andare ad aprire la nostra staffa per appunto posizionare la Switch, come vi faccio vedere ora, in maniera orizzontale sul nostro tavolo, quindi molto comodo anche da questo punto di vista. Io la userò quasi sempre senza questo pezzo di plastica sul retro, infatti io utilizzo molto la staffa più che per giocare per i video su YouTube, e quindi andrò a non utilizzare questo pezzo diciamo di plastica aggiuntivo, che invece fornisce una protezione proprio completa e definitiva per la propria console. Altre cose che non vi ho ancora detto ve le elenco di seguito. Innanzitutto andiamo ora ad aprire questi caps per i controller multidirezionali analogici. Io in particolare vi farò vedere l'installazione di quelli colorati, che sono quelli infatti che mi piacciono anche un po' di più, ovvero quello rosso e spessi, quello rosso e quello azzurro. Vi sono anche, come qui vi facevo vedere, per la versione bianca della OLED, della Switch OLED, quelli appunto bianchi e anche quelli più sottili, che danno semplicemente un grip in più ma non aumentano appunto lo spessore del controller multidirezionale. Andiamo quindi ora ad applicarli. Applichiamo qui, vediamo se riesco con la telecamera di fronte perché è sempre un po' complicato. Andiamo quindi ad applicare prima quello rosso. Eccoli qui, allora l'applicazione l'ho fatta off screen perché infatti è un po' ostica, ma dopodiché vedete che bel effetto che fanno, inoltre veramente che grip che offrono e che possibilità di utilizzo appunto del controller offrano in più. Infatti in questo modo, con quindi la parte ergonomica posteriore in TPU nera sul retro e con questi caps per i controller multidirezionali analogici, è veramente un piacere giocarvi, sembra quasi di avere in mano un vero controller di una console, quindi è veramente un piacere giocarci. Quindi detto ciò, io concludo il video dicendo che vi consiglio moltissimo questa cover, secondo me è la migliore cover protettiva per Nintendo Switch OLED presente ora sul mercato. Trovate sempre qui sotto il link in descrizione. Ricapitolando velocemente le caratteristiche, è quindi doccabile, quindi potete inserirla in una dock senza rimuoverla, potete metterla in una custodia senza rimuoverla, potete usare tutte le porte senza rimuoverla e potete anche utilizzare la staffa posteriore, questa qui che vi indico sul retro, senza rimuoverla, quindi potete fare tutto con questa cover appunto inserita. Inoltre fornisce un supporto molto ergonomico e rende il gioco molto più piacevole, proprio perché con questi supporti che vi faccio vedere, quindi qua appunto sulla parte destra e sinistra, sulla parte posteriore dei Joy-Con, e questi caps sui controller multidirezionali, rende veramente la Switch assimilabile a un controller di una console vera e propria, quindi prodotto veramente molto consigliato. Bene, quindi mi sembra di avervi detto tutto. Se il video vi è piaciuto e apprezzate anche lo sforzo dell'aver realizzato questo sfondo stupendo, per, a mio parere stupendo, poi commentate pure qui sotto per questo video, lasciate pure un commento qui sotto e non vi dimenticate di iscrivervi al canale, infatti per me è molto importante. Pensate che ben il 99% delle persone che visualizzano i miei video non sono iscritte, quindi se foste iscritti saremmo veramente decine di migliaia, mi farebbe veramente molto piacere, quindi vi invito appunto ad iscrivervi e a cliccare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video in uscita. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti dal Bibatti Tech Channel.